stato magari anche proprio conosciuto personalmente, che è programmato il 27 febbraio da uno dei dischi più importanti che sono stati fatti da Vittorio. Non so se Michela è già andata via, sei già dietro le quinte, Michela? Non vuoi venire un attimo a dire qualcosa? Che deve essere un'idea? O sei talmente emozionata? Yves Montand e molti, molti altri. Manca solo il suo grande amico Jean Cocteau. Stava scrivendo l'elogio funebre per Edith, una fitta al cuore, e il poeta che lei amava tanto la raggiunge. Nessuna messa, nessuna orazione. La Chiesa ha rifiutato ogni cosa alla ragazza della strada. Eppure ogni sera Edith si inginocchiava per pregare, devota a Santa Teresa del Bambino Gesù che l'aveva guarita quando stava per diventare cieca. Per la mamma, la ragazzaccia, il passerotto dalla voce straziante, solo una benedizione striminzita. È un funerale poco comune, ribelle e agitato come Edith, come le passioni che lei ha sempre scatenato. Lei aveva detto al mio funerale: ci sarà moltissima gente. Un amico sussurra: Edith ha trionfato ancora una volta. Tutto è iniziato il 19 dicembre 1915, quando nel quartiere di Belleville nasce Edith Giovanna Garcion. La leggenda vuole che la piccola abbia visto la luce sul marciapiede di Rue Belleville. In realtà, un documento accerta che nacque nell'ospedale del quartiere. Ma questo non ha importanza. Fa parte della leggenda che spesso avvolge la vita dei personaggi famosi. E di questo Edith è consapevole. Quando morirò, si saranno dette talmente tante cose su di me che nessuno saprà realmente chi ero. Le parole di una sua canzone descrivono perfettamente la sua nascita e la sua infanzia. In mezzo ai gatti randagi, in una mansarda di un posto qualunque, a Montparnasse, sono venuta al mondo sui tetti e qui, per la prima volta, ho aperto gli occhi. Mio padre e mia madre, miserabili davvero, e per di più non amano tanto bere l'acqua. Al momento di mangiare nella nostra stanzetta mi lasciavano senza niente, col becco spalancato come un passero. Forse esagera un po', ma certo la sua infanzia è dolce. Il viento si muove di via, tra i repas a mille musiciens. Un jour cet amour en moi folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé
padam, padam, padam. Et je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam. Dès toujours qu'on achète au Havre. Padam, padam, padam. Des vêtus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Et cantare è l'unica cosa che le dà la forza di tirare avanti. Quando non si fa prendere dai tumulti delle sue sfortunate storie d'amore, Edith canta. Di giorno per strada, la sera nel cabaret di infimo ordine, a Pigalle. Un pomeriggio si spinge fino all'Étoile. È un quartiere che normalmente non frequenta, è troppo pulito e ordinato per una ragazzaccia come lei. Vestita come una stracciona, Edith. Alla voce. Rimasi colpita dal colore azzurro tenue dei suoi occhi e dalla dolcezza un po' triste del suo sguardo. Era ben rasato, ben vestito. Aveva una re gentile, ma non mi lasciai impressionare. Alzai le spalle e non risposi. Sei proprio una sciocca. Devi renderti conto. Devo pur mangiare. Certo, figliola. Solo dico che potresti lavorare in un altro modo, con la voce che hai. Perché non canti in qualche cabaret? Perché non ce l'ho un contratto. Vuole offrirmene uno lei? E perché no? Mi chiamo Louis Leplé e dirigo il Jardis. Nessuno ride. Tutto il pubblico è preso dalla sua splendida voce. Li hai conquistati tutti. Sono tuoi. Domani e per sempre. Per Leplé, che Edith chiama papà, comincia l'avventura di educarla, formarla, insegnarle come mostrarsi al pubblico, come salutare, come scegliere un repertorio più adatto a lei. Per il suo aspetto trasandato, frutto di una notte passata con gli amici a fare baldoria. Sulla porta c'è la polizia. Papà Leplé è stato ucciso. La polizia tiene sotto il torchio Edith per 2 giorni. Deve fare dei nomi, deve ricordare. Il lui a demandé des fils et des aiguilles pour accrocher un cœur à son manteau de drap. La 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 la. Et elle a tout donné, le fil et les aiguilles, et puis son cœur de fille par-dessus le marché. C'est toujours la même histoire, j'ose à peine vous en parler. Moi j'ai fait semblant. J'ai vu la fille inventer des dimanches pour y danser l'amour au bras de son amant. Et la 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 la. J'ai bien connu la fille qui pleurait pour le gars. Elle a pleuré longtemps et de fil à l'aiguille, ses larmes vissées ne guérissent pas. Moi j'en
grande poeta, come lo definirà Edith, passano una intera casta notte a parlare, solo a parlare. Per Remo è il colpo di fulmine. La mia vita fino a quel giorno non ha importanza. In uno slancio creativo, Remo scrive le parole di Le Légionnaire, una canzone che Edith più tardi vorrà cantare a tutti i costi. Edith fugge a Nizza senza neanche salutarlo, ma su un biglietto lui le ha scritto il suo numero di telefono e spera. A Nizza la cantante precipita sempre di più nella disperazione e nel degrado. Primi giorni del 1937. Edith chiede aiuto ad Assò, lo prega di scriverle delle canzoni in fretta. Assò non cede, sa che se resiste lei tornerà. Le risponde che non avrà canzoni per lei finché non cambierà il suo stile di vita e il suo modo di lavorare. Edith capisce che quell'uomo può essere la sua salvezza. Torna a Parigi e gli telefona. Remo, sono persa. Salvami, sarò costretta a tornare in strada. Farò tutto ciò che vuoi, ti obbedirò, te lo giuro. Ma prenditi cura di me completamente. Prendi un taxi e vieni subito. Niente, sarà più come prima per la monopiazza. La mia povera piccola, dal punto di vista umano, una selvaggia, non sapeva mangiare, lavarsi. L'ho messa al mondo, sofferenze comprese. Era al tempo stesso la mia compagna e mia figlia. Mi ha insegnato a diventare un essere umano. Primavera 1945. Edith beve un drink con la sua amica, la cantante Marianne Michel, che si lamenta di non trovare la canzone perfetta. Edith, pensando al grande amore che sta vivendo con Yves Montand, scarabocchia qualche verso su una tovaglia di carta e si mette a canticchiare una melodia. La Piaf non è registrata alla SIAE francese come musicista e così propone alla Monod di firmarne la musica. Marguerite si rifiuta. Ah, bella porcheria! Come un motivetto che canti sotto la doccia, di quelli scritti un tanto al chilo. Alla fine sarà il pianista della Piaf ad assumersi la paternità della musica di una delle canzoni più famose al mondo. Des yeux qui font baisser les bras, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont j'en connais la cause. C'est moi pour lui, lui pour moi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui beurre en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont j'en connais la cause. C'est moi pour lui, pour moi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors je sens à moi mon cœur qui...
apprezzato la disinvoltura con la quale Stendhal utilizza la parola genio. Trova del genio in una donna che sale in carrozza, che sa come sorridere, e in un giocatore di carte che lascia vincere l'avversario. Permettetemi di imitare Stendhal per dire che la signora Edith Piaf possiede del genio, è inimitabile. Non ce ne sono mai state altre come Edith Piaf, non ce ne saranno più. Guardate questa personcina minuta, le cui mani sono simili a quelle di una lucertola. Eccola che canta. Ed ecco che una voce che viene dalle viscere, che l'abita dalla testa ai piedi, srotola una grossa onda di velluto nero. Il gioco è fatto e il Piaf diventerà invisibile. Di lei resteranno solo lo sguardo, le mani pallide, la fronte di cera che cattura la luce e la voce che un po' alla volta si sostituisce a lei. Ora il genio di Edith Piaf diventa visibile e tutti lo possono contemplare. L'anima della strada penetra in tutte le stanze della città. Non è più la signora Piaf a cantare, è la pioggia che cade, il vento che soffia, il chiaro di luna che stende la sua tovaglia. Già, Cocteau. 1939. Edith Piaf sta vivendo una storia d'amore con il cantante Paul Meurice, un uomo raffinato ed elegante che la conquista con la sua galanteria. Lui è perfetto, non alza mai la voce, sopporta con un sorriso le sfuriate di Edith. La fa sentire molto importante e molto amata. Il loro amore è sempre e soltanto costruito sul conflitto permanente. Edith è sempre eccessiva, violenta, passionale, gelosa, e così, a lungo andare, il ragazzo ben educato comincia a perdere il suo leggendario contatto. Ha raccontato al suo grande amico Jean Cocteau il suo amore per Paul, la rabbia di amarlo e la paura di perderlo. Cocteau mette nero su bianco questo amore e trasforma in parole gli slanci della cantante, mescola realtà e finzione e scrive per la coppia infernale l'atto unico, il bello indifferente, che Edith e Paul reciteranno insieme. Il talento di attrice della Piaf è apprezzato da pubblico e critica. I giornali scrivono: Piaf ha interpretato il ruolo della cantante gelosa con una intensità drammatica, una naturalezza, una potenza tali che gli spettatori stravigliati sono rimasti inchiodati. Ça m'a tourné la tête, je venais d'avoir 20 ans. Il m'a dit que j'étais belle, peut-être pour faire plaisir. M'a dit des ritournelles avec un beau sourire. Il m'en a donné des caresses, il m'en a fait des serments, ce qu'il m'en a fait des promesses avant de devenir mon amant. Il m'en a donné des ivresses, m'a juré de m'aimer tout le temps. Alors j'ai donné ma jeunesse, c'est comme ça qu'on perd ses 20 ans. On s'est mis en ménage dans le faubourg Saint-Denis, hôtel du beau rivage, ça sentait bon Paris. C'est au 6e étage que j'ai connu l'amour. Vous parlez d'un voyage et quel joli séjour. Il m'en a donné des caresses
qu'il m'en a fait des serments, ce qu'il m'en a fait des promesses avant de devenir mon amant. Il m'en a donné des ivresses, m'a juré de m'aimer tout le temps. Alors j'ai donné ma jeunesse, c'est comme ça qu'on perd ses 22 à garder mes amours. Il m'en a donné de la détresse quand il est parti, mon amant. Je lui ai redemandé ses caresses, m'a dit qu'il avait plus le temps. Je lui ai rappelé ses promesses, m'a dit tout ça c'était le bon temps. Il a remporté ma jeunesse. C'était un jour de fête, je crois bien c'était pas un cœur d'amant qui bat, un adjudant pour surveiller ses pas, et son barda contre ses flancs qui bat, quand un soldat sa patte en guérilla, dans sa musette son bâton. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre veut bien s'éloigner.